Come molti di voi sicuramente sapevano, oggi abbiamo fatto un sopralluogo abbastanza approfondito ed eravamo anche in diversi sui luoghi della tragedia di Viviana e di Gioele. Ci aspettavamo un po' tutti qualche sorpresa, qualche inserimento non preventivato prima. E infatti gli ospiti, le guest star non sono mancati. La prima di tutte è stato sorprendente. Quando voi avete un'avaria in autostrada e cercate un carattrezzi, questo non arriva nemmeno se vi buttate a pregare. E invece dopo ben 10 minuti un carattrezzi è sbucato a Pizzo Turda a tentare di rimuovere la macchina di Riccardo dall'acqua. Gli altri, ascoltando il mio consiglio, avevano posteggiato dalla statale perché avevo previsto che potesse succedere qualcosa dal lato della galleria. Lui invece si era fermato lì. La cosa sorprendente è stata che quando lui è corso a non farsi prendere l'auto, le persone che erano a bordo del mezzo di rimozione gli hanno detto: anche tu sei qui per la storia del bambino, e hanno fatto un gesto con la testa che a lui non è piaciuto. Alla fine, in ogni caso, hanno solo potuto scattare una foto alla targa e nel peggiore dei casi Riccardo Dall'Acqua riceverà solo una semplice multa che gli ricorderà delle sue indagini a Pizzo Turda. Invece è stato esplorando la zona compresa tra il casello e la galleria che ho riscontrato qualche elemento che a mio avviso è molto interessante, perché mi ha fatto venire in mente una nuova pista, una nuova ipotesi. È un punto che ho visto da solo perché gli altri nel frattempo avevano proseguito sopra la galleria e che adesso vi illustro, perché diciamo possiede alcune peculiarità che non andrebbero sottovalutate. Intanto vi ricordo che la testimonianza della testimone del Nord vede Viviana sparire subito all'angolo della galleria. Quindi loro vi vogliono fare credere che Viviana faccia un angolo subito dietro la galleria e salga da lì. Adesso vi farò vedere che questo è impossibile. Intanto però attenzione a questo pozzettino e soprattutto a questo pozzo che è presente proprio alle tre cabine. Non è molto profondo, ma se fosse pieno d'acqua non andrebbe sottovalutato. Qui siamo proprio alle tre cabinette dove i testimoni del Nord si inseriscono nella parte sterrata. Ma la testimone del Nord invece dice che Viviana esce da questa insenatura del guardrail e sparisce qui nell'angolo della curva della galleria. Quindi io ho pensato che lei potesse essere salita da qui. E invece, come vedete, il muro da qui non vi permette di passare, ma ho notato questi fili scoperti. E mi è venuto in mente, vista che c'è la canalina con l'impianto elettrico della galleria, che magari lei nel tentativo di uscire di lì tocca qualche filo, o meglio è il bambino che tocca qualche filo e prende una scossa fatale. E a questo punto si rende necessario un occultamento, perché una donna con un bambino che ha un incidente a causa di un filo scoperto sarebbe un grosso problema. Questo mi ha portato a riflettere su un altro discorso che poi ci riporta alla percorribilità della Valle Gioele, che in realtà stiamo scoprendo non essere più nemmeno tanto Valle Gioele, perché l'accesso presunto adesso è da un'altra parte e più su. E guardiamo qual è la caratteristica. Quindi se ci fosse una responsabilità elettrica, chi gestisce i fili avrebbe ragione di fare sparire tutto. E allora guardate che cosa notiamo con stupore. Se noi uscissimo dal casello, dalla porta del casello, ci troveremmo di fronte a quel sentiero indicato dalla procura che, sempre dritto, porta alla localizzazione del ritrovamento di Gioele. Oggi siamo stati molto fortunati perché quella parte è stata completamente spianata e questo ci ha permesso di arrivare al preciso punto dove viene trovato Gioele. In poche parole, uscendo dal cancelletto del casello, e questa era un'ipotesi fatta da sempre, si imbocca un sentiero proprio dritto davanti che porterebbe alla posizione del ritrovamento di Gioele. Questa cosa non va trascurata.